Per prima cosa vado a duplicare il mio livello e quindi lavorerò sul livello sfondo copia. Poi andrò a modificare il bilanciamento del colore mettendo come valori meno 1, meno 9 e più 8. Poi successivamente aumenterò la luminosità fino a più 15, ok? E poi con la saturazione vado ad aumentarla fino a 13, ok? Adesso andrò ad intervenire sull'incarnato delle gambe perché lo trovo leggermente differente rispetto al resto del corpo. Quindi con lo strumento razzo poligonale vado a selezionare tutta la porzione delle gambe in questo modo. E poi, come sempre, miglioro il bordo arrotondando e sfumando. A questo punto, con il bilanciamento colore, vado a aggiungere un po' di giallo e un po' di verde. Così. Ok, sicuramente adesso è più simile al retro dell'incarnato. Vado a selezionare adesso il mio abito perché voglio renderlo leggermente più saturo, quindi sempre con lo strumento razzo poligonale vado a selezionare tutto il contorno del mio abito. Ecco qui. Ok, ora ovviamente miglioro il bordo della selezione, arrotondo e sfumo. Ok. Adesso aumento la saturazione e diminuisco la luminosità. Anzi, no, lascio la luminosità è così e aumento di più la saturazione. Ok. Bene. Adesso vado ad agire sullo sfondo, in particolare lo sfondo che è in secondo piano, quindi vado a selezionare tutte le porzioni che voglio che siano in secondo piano rispetto alla figura principale. Come sempre faccio questa operazione utilizzando lo strumento razzo poligonale e vado a selezionare fino a metà della foto, questo per dare maggiore profondità. Ok, miglioro il bordo sfumando come sempre. Ok. E ora applico controllo sfocatura che mi permette di sfocare la porzione che ho selezionato. Ok. Adesso riduco la luminosità tenendo la stessa selezione di prima e aumento il contrasto. Riseleziono. Inverso la selezione perché voglio aggiungere questa porzione andando a schiarire e ad aumentare la luminosità in quel punto. Quindi aumento la luminosità e aumento anche il contrasto. Come vedete, adesso la mia figura risalta rispetto allo sfondo. Ok, diminuisco anche la luminosità sulla saturazione. Ok, ho applicato un'altra regolazione per quanto riguarda la saturazione, il contrasto e il bilanciamento colore, come vedete, e ora vado a ridurre la luminosità nella parte dell'erba, in questo modo. Ecco qua. Ora, ridimensionarla alla dimensione di Instagram, così dovrebbe andare bene.
E a questo punto vi faccio vedere il risultato tra la foto con cui siamo partiti e il risultato finale. Ecco qua, unito i livelli, prima. E dopo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video attivate la campanella. Mi trovate su Instagram come Ilaria Marrazzo. Ciao!